questa è. Adesso ci devo mettere un battipenna perché io rovino qua, già è un po' rovinata che ho preso usata. È una vecchia eco con questo sistema fast lock che non lo fanno più. La tavola armonica è in cetro massello, è abbastanza fine, come al solito queste eco progettate da Massimo Marini sono fine, quindi possono anche non piacere. Allora, questa cosa dell'inghi ce l'ho messa io, non c'era. Le corde sono Nickel and Bronze 1253 nuove. Maybe I didn't love you, cause I softened my sacred head. I didn't treat you twice as good as I should have. If I made you second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold. Things I should have said and done, I just never took the time. You're always on my mind. You were always on my mind. Tell me, can you be loved as a give me. Only the things that she was selling down, but she never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Allora, la corda, essendo molto nuove, ancora c'hanno questo suono un po' aspro, poi piano piano si addolciscono. Nonostante sia abbastanza fina, il suono ce l'ha, potrebbe avere dei bassi più potenti. Sicuramente una chitarra un po' più sbilanciata sugli acuti, secondo me. Però amplificata ha un bellissimo suono, adesso non sto suonando l'amplificata. Beh, questa è spalla mancante, come vedete. L'incatenatura è fatta bene, non sono dei ciocchi di legno messi così a cazzo di cane. Per quanto riguarda, ecco, guardate. Adesso. L'amplificatore è pure della Ego, non è con Ashford. Questo è un amplificatore per chitarra elettrica. Mescolato, vediamo un po'. Questo è il microfono. Microfono. E questo è il piezo.
Maybe I didn't love you. Cause I don't find sacrifice. Questi c'è un semplice, se metto tutti gli agudi, treble. Lo levo completamente. Metto i medi. Se invece canto magari, i medi li levo, così gli sono un po' più vuoto. Maybe I didn't love you. Set hopeful nights I could have. Maybe I didn't treat you. Adesso leviamo tutto. Ecco. Presto lo farò. Troverò il battipenna adatto, non troppo grande. Questo, levando le corde, casca subito questo, che poi non è proprio compensato. Uno dei difetti che ha, insomma, sto... Questo si può alzare e abbassare, qui c'è tutto un sistema per inclinare il manico. Questa è una chitarra di 7-8 anni fa, quindi qui c'è il logo di... Adesso scrivono mia. Scrivono... non mi ricordo come si chiama. Comunque questo era il logo di Massimo Varini, che non c'è, Varini, scusate, il bottone ce l'ho messo io, pure eco è abbastanza, vabbè, questo simile a balone, la rosetta è abbastanza bella però, fatta di un legno diverso, il manico è abbastanza piatto, proprio piatto. Questa è la parte qui. Questo è, ovviamente è un sistema che ormai è datato di 8 anni. Adesso non le faranno più, ma questo era laminato, è laminato di palissandro. Ormai è rarissimo. Pure il laminato, perché ci sono queste regole che non si può, bisogna avere tutti i documenti. E sì, i segnatasti qui li ho messi io, l'ho fatti io. Vabbè, questo è quanto.